Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché bisogna parlare di Yuffie. Dobbiamo parlare di questo nuovo personaggio che è uscito in modo un po' particolare in realtà. Perché mi aspettavo delle meccaniche diverse, sinceramente. In realtà è stata resa particolare perché può essere utilizzata come debuffer e allo stesso tempo può essere utilizzata come buffer. Quindi abbiamo praticamente una nuova, fondamentalmente, regina dei buff e debuff. Tra l'altro Yuffie possiede anche le altre armi molto molto interessanti, perché potrebbe diventare la compagna perfetta in base ovviamente al team che si va a creare. È vero che ci sono comunque altri personaggi che fanno le cose simili. Abbiamo una Tifa che per esempio può essere utilizzata come debuffer in generale, ma col fatto che Yuffie abbia la possibilità di estendere la durata dei buff e debuff che applica, rende il tutto più interessante. Rende decisamente il tutto più interessante. E potrebbe effettivamente sostituire un'ipotetica Tifa come debuffer e sostituire ovviamente qualcun altro come buffer, anche se in realtà io sono dell'opinione che Matt e Barrett, avendo la possibilità di essere anche degli healer a differenza di Yuffie, siano un pelo meglio. Quindi io rimango dell'idea che Barrett e Matt, comunque sia, come buffer barra curatori, rimangono, diciamo, a un livello superiore, e consiglierei effettivamente di buildare o comunque di sfruttare di più Yuffie come debuffer e non tanto come buffer, perché i buffer fondamentalmente ce li abbiamo. Abbiamo dei self buff, abbiamo comunque dei buff anche che possono essere appunto messi da altri personaggi come Matt e Barrett, però effettivamente Yuffie potrebbe essere comunque una sostituzione o comunque anche una pseudo DPS barra buffer, perché no? Quindi è un personaggio che comunque secondo me è interessante. Se andiamo a vedere le armi, nella fattispecie di Yuffie, possiamo andare a vedere come effettivamente queste armi caratterizzino il personaggio. Abbiamo l'arma featured del banner, ovvero l'Arctic Star, dove praticamente incrementiamo la potenza fisica di un personaggio a nostra scelta più la nostra potenza fisica, quindi abbiamo praticamente due buff in uno. E già qui Matt un pochettino soffre, perché giustamente Matt può buffare una persona alla volta, Yuffie ne buffa due, però ricordiamoci che Matt di conseguenza è anche un ottimo healer, può essere comunque un ottimo supporto, a differenza di Yuffie che comunque si buffa, però non può curare o comunque non ha la possibilità di cura AOE, così come ce l'ha Matt. Quindi diciamo che è un'arma interessante, ma che sinceramente parlando non sarebbe forse la mia prima scelta. Ha delle ottime refined abilities, boost attacco fisico e durata del buff debuff in estensione, che potrebbe essere comunque un'ottima soluzione anche per una Tifa. Inserire a Tifa queste armi come refined è comunque molto comodo per chi vuole continuare ad utilizzare Tifa. Poi abbiamo la 4 point shuriken, che è la stessa arma che ci è stata regalata, tra l'altro a overboost 1, dove abbiamo già addirittura un danno fisico a tutti i nemici con abbassamento dell'attacco fisico a tutti i nemici. Quindi non è da sottovalutare quest'altra arma, e anche quest'arma possiede il buff debuff extension con ovviamente refined di HP. Quindi anche questa potrebbe essere un'ottima arma per Yuffie. E poi la cosa interessantissima di questo personaggio è che praticamente ha preso un'arma per ogni elemento. Praticamente lei ha la possibilità di infliggere la resistenza down, quindi ha la possibilità di ridurre la resistenza per ogni elemento. Il boomerang, ad esempio, riduce la resistenza del fuoco, che in questo caso potrebbe essere interessante. Non riduce difese, a parte ovviamente quelle elementali, quindi già qua
entra un pochettino in contrasto anche per esempio con la nuova arma di Sephiroth, che ha bassa difesa e ha bassa resistenza al fuoco, quindi già è meglio rispetto a questa. Però ricordiamoci che comunque Yuffie ha la capacità, o comunque ha la possibilità tramite i suoi equipaggiamenti, di estendere la durata dei suoi debuff. Poi abbiamo addirittura la girandola, che riduce la resistenza del ghiaccio. Quindi praticamente abbiamo un'arma che riduce la resistenza del fuoco, un'arma che riduce la resistenza del ghiaccio, quindi potremmo utilizzare Yuffie anche come debuffer per quanto riguarda gli elementi e portarla ad esempio, come è stato ora in questo ranking dungeon, con la possibilità di poter abbassare magari la difesa elementale di un elemento o di un altro. Poi abbiamo addirittura il Razor Ring, che ci consente di ottenere una magia AoE di tipo terra, quindi anche Yuffie possiede un'arma terra, così come Glenn, perché anche Glenn possiede Quagga, quindi ovviamente danno elementale magico a tutti i nemici. Poi abbiamo un'altra arma dove abbiamo l'incremento dell'attacco magico, quindi stessa identica arma che abbiamo praticamente su Barret fondamentalmente, quindi aumento dell'attacco magico, regen, eccetera eccetera. Qui ovviamente vabbè, le support materia sono ovviamente attacco magico fisico, eccetera eccetera. Quindi questa è esattamente la stessa arma di Barret, letteralmente la Crystal Cross. Poi abbiamo la Wind Slash, dove abbiamo la resistenza al tuono ridotta, quindi sostituzione praticamente anche di Red, che possiede il Seaside Collar, che fa lo stesso effetto. Anche in questo caso buff debuff extension per quanto riguarda la durata. E qui abbiamo ovviamente l'attacco tuono, l'attacco fisico, eccetera eccetera, quindi potrebbe effettivamente diventare un'ottima compagna anche per Cloud, per Sephiroth, per Tifa. Qui invece abbiamo addirittura il Poison. Per la prima volta abbiamo il Poison che viene applicato praticamente come status negativo nei nostri avversari. Sarebbe interessante vedere il Poison applicato ovviamente per il rate del 50%, quindi abbiamo una possibilità su due di applicarlo, e vedere quanti danni fa nel tempo come dot il Poison. Potrebbe essere interessante. Poi abbiamo ovviamente Ice Ninjutsu, che fa danno ghiaccio in questo caso, e danno ghiaccio single target, quindi ovviamente ci sta. E poi danno vento a tutti quanti i nemici, anche questo diciamo che è abbastanza normale come arma. Volevo vedere un attimo le support materia, ma mi sembra che siano tutte ok, attacco fisico, magico, quindi diciamo che fondamentalmente, allora lei fondamentalmente è più fisica che magica, si vede dai vari, diciamo, si vede dalle varie support materia, è più fisica che magica. Non le hanno dato nessun arcanum, non le hanno dato nessuna meccanica a differenza, diciamo, di quello che mi immaginavo, perché vi ricordo che tempo addietro si parlava di un data mining dove Yuffie potesse effettivamente accelerare la barra ATB sua e della squadra. Cioè la barra TB, sì, fondamentalmente più che barra TB, la summon charge, o comunque la charge della limit. Invece questa cosa non è stata ancora introdotta. Però devo dire che come personaggio risulta essere interessante. Forse non è quel tipo di personaggio game changing. Mi aspettavo forse qualcosina di più. Il fatto di poter giocare su buff e debuff, ripeto, può essere interessante. Ma abbiamo comunque dei personaggi come Tifa, che secondo me rimane una debuffer d'eccezione, che possa tranquillamente giocare al posto di Yuffie. È anche vero che bisogna vedere che tipo di debuff serve, perché ovviamente poi in base anche al tipo di debuff che serve si può decidere di costruire un personaggio rispetto a un altro. Però io, avendo Barret, avendo Matt, tecnicamente non mi serve un personaggio come Yuffie, perché il buff fisico ce l'ho, il buff magico ce l'ho, le cure AoE ce le ho, la resistenza down per il ghiaccio ce l'ho, la resistenza down per il fulmine ce l'ho, la resistenza down per il fuoco ce l'ho, che tra l'altro sono anche migliori, perché Sephiroth abbassa con la resistenza fuoco, abbassa anche la difesa, cosa che lei non fa. Quindi diciamo che come ruoli, in questo caso, lei è vero che eccelle nei buff debuff, perché eccelle avendo l'estensione.
ma fondamentalmente a me non mancano. Quindi Yuffie, per me, almeno per quello che è il mio profilo, rimane un personaggio che se c'è bene, se non c'è va bene lo stesso. Quindi pullerò, ma non credo di andare a pullare di gemme, pullerò molto probabilmente con i ticket e cercherò di vedere effettivamente che cosa riesco ad ottenere. Ma penso che oltre quelli non andrò, perché è un personaggio che comunque riesce a fare diverse cose, però io già ho comunque tutti i personaggi che mi servono per coprire quei determinati ruoli. A differenza invece di un giocatore nuovo, penso che Yuffie invece sia un personaggio ottimo. Per chi sta cominciando a giocare o per chi si ritrova magari a cominciare da poco e quindi non possiede praticamente tutte le stesse armi che può possedere un giocatore day one, avere tutto concentrato in un unico personaggio che possa effettivamente debuffare e dare una mano e quindi essere praticamente un jolly da poter utilizzare, secondo me è molto utile. Quindi per i nuovi giocatori credo che Yuffie sia un personaggio praticamente must pull, per ottenere debuff, per ottenere buff, per ottenere un po' di tutto, mentre invece per i giocatori veterani secondo me no, perché i giocatori veterani dovrebbero in teoria avere già tutte queste cose però su altri personaggi e quindi riuscire a incastrare vari team e formare diverse combinazioni. Quindi questo è ovviamente la mia valutazione, quindi molto consigliata per i nuovi giocatori, poco consigliata o comunque quasi sconsigliata addirittura per i giocatori veterani. Però ovviamente ognuno sarà libero di decidere la propria strategia e decidere ovviamente il proprio cammino. Detto ciò, penso che non ci sia altro da dire. Per quanto riguarda Glenn, invece, la sua arma featured è comunque un'arma non elementale che distrugge il sigillo circolare e fa comunque anche dei bei danni, quindi potrebbe, tra l'altro addirittura anche il sigillo X, quindi con un'arma avete praticamente il boost su due sigilli, quindi non sarebbe neanche da sottovalutare un'arma del genere, anche magari prenderne due copie giusto per avercela potrebbe essere interessante, e credo che questa in teoria diventi anche la migliore arma di Glenn, sia come refined sia come effetto in generale. Quindi questa è comunque una buona arma. Nel momento in cui la metteranno disponibile con i ticket 5 stelle, è probabile che io la vada a scambiare o comunque finirà all'interno della mia futura wishlist, sicuramente. Detto ciò, non penso che ci sia altro da dire. Ovviamente il costume di Yuffie, se è andato a pullare Yuffie, è d'obbligo, perché comunque il costume le aumenta la durata dei buff e debuff che infligge, quindi è assolutamente straconsigliato. Buona fortuna a coloro che andranno a pullare. Io, come sempre, vi ringrazio per essere stati con me e spero di vedervi in live oppure con il prossimo appuntamento. Bye bye!